E ragazzi, sono qui, sono io, sono la vostra Jess. Siamo tornati oggi con un nuovissimo video e indovinate un po', oggi sono 3 mesi esatti, ovvero oggi è il 19 di aprile. E che cavolo, sono 3 mesi dall'operazione. Allora, come vi avevo detto, intorno ai 2 mesi e mezzo comunque. Scusate la voce, ma sono malata, tossisco e schifezze varie. E comunque dicevo, fino ai 2 mesi e mezzo circa avevo ancora qualche problema, ero gonfia, non riuscivo a sedermi bene, avevo bisogno della ciambella che ho fatto vedere comunque nelle mie storie di Instagram, quindi seguitemi su Instagram. Se non lo fate già, e comunque avevo dolori ancora alla pancia, avevo difficoltà ad andare in bagno, era ancora un bel po' di problemi, c'erano insomma. E superati i 2 mesi e mezzo, invece ho cominciato a riprendermi molto bene. Dolori di pancia sono spariti, le dilatazioni, diciamo, sono diventate un pochino più semplici, tra virgolette, meno dolorose, diciamo. Non sono più gonfia, o meglio, lo sono pochissimo solo su una parte, quindi comunque rimaniamo sempre sul fatto che prima mi hanno detto che prima che la vostra vagina abbia un aspetto, tra virgolette, normale, ci vorranno intorno ai 6 mesi, quindi sono a 3 mesi, sono a metà e già ha un aspetto fantastico. Cos'altro dire? Con i 3 mesi vi avevo detto si potevano avere già rapporti. Ovviamente è soggettivo, dipende dalla persona. Io per ora provo un po' di dolore perché sono ancora un po' stretta, quindi devo fare ancora tante dilatazioni. Però, stimolata come si deve, raggiungo tutto, non c'è problema. Ci vuole un po' di tempo prima che entri, però una volta entrato. Al massimo lasciate domande giù nei commenti, fatemi sapere cosa volete sapere voi, se avete bisogno di un parere del mio ragazzo, tutto quanto, lui è disponibilissimo a fare video, tutto quanto, vi spiegherà, bla 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 bla. Per il resto le cicatrici sono rosse, quelle più che altro sulla pancia, perché quelle proprio sulla vagina non si vedono più, a parte una proprio sul basso che io rigenero, io cicatrizzo in modo molto particolare. Non sono brava a cicatrizzare, la mia pelle non è il massimo, quindi di solito si vedono le cicatrici. Però sto cicatrizzando molto bene, adesso se riesco vi faccio vedere qualcosa. Questa ad esempio è la cicatrice, si è molto molto ristretta, prima era più larga e l'unica cosa è che è rossa e leggermente leggermente sporgente. E qui sono più o meno tutte così le mie cicatrici. Il rossore poi sparirà con i mesi, quindi non c'è da preoccuparsi. Per il resto, ragazzi, non saprei cos'altro dirvi, sta andando tutto benissimo. Come avete visto dall'ultimo video, ho superato 1 anno di terapia, nonostante avessi smesso per 2 mesi, adesso ho ricominciato, ho fatto le visite, sono andata dall'endocrinologa, mi ha ridato la terapia, mi ha detto che non cambia la terapia, semplicemente se si smette di prendere gli antiandrogeni. A volte mi ha detto addirittura che si diminuisce la dose di estrogeni, non lo sapevo. Ad ogni modo continuo a prendere una bustina di Sandrena al giorno e via così. Mi hanno dato la terapia per 1 anno e dopo che si è state operate, qui a Bologna non si torna più al MIT, si va direttamente
all'ospedale. E ci si vede ogni anno, quindi una volta all'anno, poi le visite mi sembra ogni 6 mesi, qualcosa del genere. Quindi spero di essere stata utile. Come ho già detto, se avete altre domande, fatemelo sapere giù nei commenti. Seguitemi, lasciate like, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E mi raccomando, seguite le mie bellissime, favolosissime live sui videogiochi dove io sclero, il mio ragazzo sclera, i miei compagni di clan sclerano, però raggiungiamo i nostri obiettivi. E un bacione, e ci vediamo. Ciao!